funzionato nei vari giorni della settimana. Noi chiaramente, io e la mia amica, stiamo attenti, attente, ci accorgiamo se ci sono 10 iscritti quel pomeriggio, dobbiamo il foglio, ovviamente. La stessa cosa, l'iscrizione attraverso un link avviene per l'ora tematica. E quella che in altre scuole, ne ho parlato di prezzi, si chiama Aiuto, cioè lo sportello di Aiuto, è la stessa cosa. C'è un argomento che non ho capito, mi iscrivo e l'insegnante attraverso un altro link vede l'iscrizione e si li fa trovare nell'ora messa a disposizione per lo scopo. Quindi i metodi di recupero assolutamente sono curati. Dal punto di vista sostanziale, la differenza tra l'ora tematica e lo spazio coaching è questa, che l'ora tematica è un'ora che l'insegnante mette a disposizione per la sua disciplina su argomenti concordati con l'alunno, mentre lo spazio compiti è uno spazio pomeridiano in cui l'alunno può anche andare solo per fare i compiti, per svolgere i compiti, e siccome nell'aula a sorvegliare c'è un insegnante magari di quella disciplina, può anche fare qualche domanda, chiedere, farti controllare l'esercizio. È diverso, c'è uno spessore sulla disciplina un po' diverso, perché nella stessa stanza si possono trovare anche alunni che non stanno facendo latino, ma magari matematica, biologia, l'insegnante solo di una materia e non di tutte e quattro. Nell'ora tematica c'è l'insegnante di quella materia per quell'argomento chiesto dal ragazzo, e è molto diverso, è più assegno. Allora, fino ad adesso non abbiamo messo un limite, un tetto, fino ad adesso un insegnante se ne può trovare un 6, 7, certo dovessero essere al massimo, ma spessissimo queste ore constano di 2-3 ragazzi che nella stessa classe dicono andiamo a farci spiegare meglio questo argomento, non si sono verificati grandi, sono varie durante la settimana. Ah, prego. Non si sente. Volevo capire meglio qualcosa sulle progetti di cultura. Non abbiamo sentito. Progetti di cultura. Ah, il progetto. Allora, il progetto di intercultura ha fondamentalmente a che vedere con un piano trasversale che riguarda tutte le discipline, tutti gli insegnanti, tutte le classi, proprio per quello che vi dicevo prima. Nello specifico, pensato per gli studenti di cittadinanza non italiana, noi mettiamo a disposizione delle risorse per percorsi di alfabetizzazione di primo livello, laddove ci arriva direttamente uno studente da un altro paese, anche se, come dire, nella accezione ministeriale lo studente NAI, cioè neo arrivato in Italia, è quello che è arrivato a cominciare dal gennaio dell'anno precedente, cioè oggi novembre è NAI anche quello che è arrivato a gennaio del 2017, ok? Però per chi arriva fresco abbiamo questo tipo di percorso che prevede delle ore settimanali antimeridiane, perché la lingua della comunicazione va appresa il più fretta possibile. Però abbiamo anche percorsi di alfabetizzazione di secondo livello, cioè la lingua dello studio, e quei percorsi sono invece pomeridiani. Allora, se per intercultura invece si intende, e questa è un'altra di quelle cose sulle quali bisognerà fare chiarezza lessicale, il classico progetto di internazionalizzazione, ok? Allora, noi abbiamo diversi studenti che nelle classi quarte vanno in giro per il mondo. Abbiamo un nostro docente che come figura di sistema presidia quest'area, quindi sul sito c'è tutto, c'è l'organigramma, c'è il funzionigramma, c'è il progetto, c'è il nome della referente con la sua mail e così via. Si parte da lì, i primi contatti, c'è tutto un mondo di associazioni che noi reputiamo particolarmente di qualità, fondate, eccetera, che possono accompagnare nel progetto. C'è tutto un regolamento di cui tenere debitamente conto,
sia per quanto riguarda le condizioni di avvio del progetto, annuale, semestrale, vado bene o alcune lacune, perché nel caso in cui dovesse avere qualche lacuna ci si comincia a fare un ragionamento, al ritorno cosa si fa, cosa non si fa, gli esami eccetera eccetera. C'è un progetto che funziona bene, che vede tante diverse destinazioni scelte dai nostri studenti. Una volta si pensava all'intercultura come possibilità prevalentemente in Nord America, oggi invece ci sono tante scuole che vengono scelte all'interno del continente europeo, soprattutto Nord Europa, ce ne sono diverse. Scusate, una cosa sull'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro non è argomento che si riesce a liquidare in breve. Allora, intanto vi invito ad andare a leggerlo nella sua versione integrale. Allora, l'alternanza scuola-lavoro intanto è un obbligo stabilito dalla norma. Quindi per quanto riguarda i licei sono 200 ore nel triennio. Noi due anni fa abbiamo introdotto questa piccola innovazione. Le ore di formazione per la sicurezza, per esempio, le facciamo in seconda, così spalmiamo su un diciamo, intervallo di tempo più ampio l'intero percorso. Da quando c'è stato il registro delle imprese e degli enti che si mettono a disposizione, cosa che è avvenuta l'anno scorso, l'alternanza scuola-lavoro ha avuto un impulso, diciamo, maggiore e migliore, perché l'avvio è stato sicuramente molto faticoso perché, come spesso accade, è stato delegato un compito alle scuole senza creare le condizioni per. Quindi molti tirocini avvenivano in ambito socio-educativo, scuole, ospedali, vari centri di consulenza, di consulting, eccetera. Oggi la gamma di soggetti è molto ampia. Soggetti con i quali abbiamo un rapporto collaudato, soggetti con i quali apriamo nuove relazioni, e la macchina è rodata, abbiamo una figura di riferimento che presidia l'area dell'alternanza, abbiamo strumenti adeguati, abbiamo un portale dove tutti i dati, sia dell'ente partner che della scuola, sia del tutor aziendale che del nostro tutor, convergono, perché poi vanno in qualche modo restituite sotto forma di rendicontazione e di dato utile alla valutazione, perché tutto questo finisce nei consigli di classe nel momento dell'istruttiva. Quindi abbiamo una commissione che si preoccupa solo e soltanto di alternanza scuola-lavoro, differenziamo molto, facciamo pezzi di formazione riconosciuta ai fini dell'alternanza scuola-lavoro, e in questo caso molto si intreccia tra l'orientamento in uscita e l'alternanza scuola-lavoro. Adesso vediamo che cosa succede, perché un articolo della tanto discussa manovra accenna ad una riduzione delle ore, è intanto solo e soltanto una voce che parte appunto da un articolo. La manovra non è ancora andata in Parlamento, non è ancora stata votata, vedremo come finirà, perché è chiaro che se dovessero portare le ore a meno della metà, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, il progetto subirebbe un colpo sicuramente importante. Il problema è: ci crediamo o non ci crediamo all'alternanza scuola-lavoro? Io personalmente ci credo molto, ci devono essere le condizioni perché questo venga fatto bene, ma che i ragazzi possano avere possibilità di sperimentarsi in diversi ambiti operativi, lavorativi, è sicuramente un bene.
non fosse altro che per il fatto che mette in contatto la scuola con il mondo reale, l'astrazione con l'empirismo, con il pragmatismo, e quindi è sicuramente un valore aggiunto. È evidente che se si dovesse portare a meno della metà le ore, così come si vocifera, ovviamente una scuola potrebbe anche avere la libertà di continuare a fare 200 ore. Il problema è che non potrà farlo, perché i finanziamenti che verranno dati saranno adeguati ai nuovi tetti previsti dalla norma. Quindi se ci davano 100 per fare 200 ore, se dovesse diventare non meno di 90 ore, questa è l'espressione usata, è chiaro che i finanziamenti saranno meno della metà. Quindi hai voglia poi a dire, ma io vado avanti lo stesso secondo il progetto, faccio comunque 150-170 ore. È un progetto che costa, perché vede tanta gente al lavoro, tante ore, tanti strumenti. Però intanto è così, e quindi noi da lì non ci spostiamo. Quello che sarà, noi vedremo. Allora, io direi che se non ci sono altre domande, vi lascerei liberi di girare un po', e eventualmente, eccoci. Allora, i mini stage sono quelli di orientamento d'ingresso. Sono organizzati... Allora, c'è un form sul sito. Ok, la scuola, non la famiglia, iscrive gli studenti, la scuola, perché è la scuola che si fa carico dell'orientamento in uscita, noi ci mettiamo a disposizione, li accogliamo in numero di 4 per classe, in numero di 4 per classe, per fare 3 giorni, liceo delle scienze umane, quindi abbiamo la possibilità, tutte le prime, tutte le seconde, 22 classi per 4 fa 48, per 4 giorni fa quasi 200 possibili ingressi, e vengono a partecipare ad alcune attività particolarmente rappresentative di questo liceo. Entrano in classe. Grazie, domanda. La percentuale di docenti di ruolo ci sono? Alta. Abbiamo un numero di stabilità molto alto, e questo c'è anche un'età avanzata, questo va detto per onestà, però c'è una parte molto molto importante, non mi chiede il dato preciso, ma molto alto, di docenti di ruolo. Ok, madrelingua inglese ovviamente c'è, certo, da anni, tutti gli anni. Se però avrete la volontà di andare sul sito, trovate tutto, va bene? Io vi ringrazio molto, spero di rivedervi come... Una testa ben fatta che esce da un liceo ben fatto può provare a fare. Oggi il mercato cerca persone sveglie, con intraprendenza, con capacità di imparare la svelta, con abilità di base importanti, con cultura media importante, che sappiano lavorare in squadra, che di fronte a un problema sappiano come muoversi, come porsi. Questo cerca. Però, ripeto, diciamo che chi c'è nel liceo ha uno sguardo un po' più lungo. Certo, infatti. Ok, grazie mille e buona serata.